Siamo con Gianni Mollica all'Arena Canapè e Gianni espone dei quadri all'Arena. Bella questa arena, vero? È stata una bella idea. Tu allora eri assessore in quel periodo. Sì, è stata una... Com'è nata quell'idea della... È nata da una... da un'idea del sindaco Scaffiti, mia e della giunta. E... perché se tu ricordi c'era qua una vecchia fontana, che era un ricettacolo di immondizie, di sporcizie, di zanzare, eccetera. E allora ci è venuta questa idea di fare, soprattutto al sindaco, di fare questo spazio fruibile che diventasse un'arena vera e propria per avere al centro uno spazio vitale per i bambini, per gli spettacoli e anche per un punto d'incontro per gli anziani, per gli handicappati. Infatti, se tu vedi, ci sono anche le barriere architettoniche sono state abbattute e abbiamo avuto non poche critiche, addirittura di persone che volevano legarsi alla fontana come se fosse stato un cimelio. Fosse un reperto storico del paese. Un reperto storico, perché il reperto storico forse non hanno neanche l'idea di che significa reperto storico. E beh, mi ricordo che uno ha detto, già se voi fate quell'arena io mi lego alla fontana, e io ho risposto semplicemente, io carruspa da manna a mare, cioè, se sei una fontana, non faccio il nome di che, comunque. Dopo anni si è ricreduto e è venuto a congratularsi con noi che effettivamente era stata un'idea che noi avevamo visto in chiave futura, perché all'inizio, sai, quando tu hai, non so, una piazza, una cosa che la gente ricorda da tempo, legata ai ricordi, e tu la cambi, ci può essere subito in quell'istante una specie di rigetto alle novità. Di resistenza. Esatto, di resistenza. Però invece dopo i fatti ci hanno dato ragione e adesso è un punto ora troviamo, e diventa anche un punto di connubio, perché tu puoi esporre qua questa sorta di arena rivolta verso il mare, un luogo dove la gente può incontrare. Io vedo ragazzini il pomeriggio qua a giocare, i bambini vengono, e poi il comune di recente, ma già aveva iniziato Diego, no? Si sta sfruttando. E ora abbiamo anche la tua mostra qua. Allora, dicevi che non c'è un tema generale, non c'è nulla in comune tra i vari quadri, o c'è qualche... No. No, io sono stato invitato dall'amministrazione ad esporre questi miei lavori nell'ambito di questa festa, e ho aderito perché tutto ciò che possa diventare in una festa cultura, quindi l'arte, la musica, i libri, la narrativa, la poesia, che ben venga, perché il divertimento assieme alla cultura costruisce, secondo me, soprattutto le nuove leve. Io all'inizio, quando ho esposto i quadri, ho avuto molto piacere a parlare con dei ragazzi che non conosco, ma dei giovani 17-18 anni si sono messi a parlare di pittura e ho visto l'interessamento loro, ho spiegato loro alcune cose, ma loro già avevano delle infarinature. Quindi quando tu trovi così in una festa trovi qualche persona che ti chiede, ma perché dipingi così, o perché questo, per quello, già diventa una cosa importante, diventa una cosa bella, perché Gioiosa è piena di talenti artistici, piena di gente che purtroppo è nascosta nel sottobosco, o per paura o perché Gianni, è un problema culturale a Gioiosa. Bisognerebbe investire dove? Nell'educazione? Investire dove investire? Guarda, Gioiosa bisognerebbe investire soprattutto riuscire a proporre ai giovani qualcosa di che possa coinvolgerli direttamente, non solo come partecipazione, ma anche come inventiva loro. Ad esempio, noi abbiamo fatto una compagnia teatrale dove io ho acquisito tantissimi giovani, siamo partiti in 7, siamo arrivati in 20 e ogni giorno vengono giovani, tant'è vero che abbiamo aperto una scuola di teatro per bambini e anche per giovani per portare avanti, dato che adesso si... Quindi basta proporre le idee, perché c'è poi una ricezione. Sì, indubbiamente, basta proporle perché la ricezione c'è, e se tu ci sai fare, ti sai accostare ai giovani con, prima di tutto, con gentilezza, senza imporre le cose, ottieni quello che vuoi, perché io da ex insegnante non ho mai mi ricordo a scuola non mi davano tutti del Gianni, non ho mai chiesto di chiamarmi professore, ed è una cosa bella questa, perché comunque io vado, mi ritrovo ex alunni miei che mi dicono ciao Gianni, come stai, così. Ecco, quando tu già ti proponi in questo modo, cioè senza i titoli, senza tutte queste cose qua,
ecco, ti propone ai giovani in un modo, scendi sul loro stesso livello, allora ottieni tutto. Se tu cominci a imporre, a mettere degli out, allora non ottieni nulla. Io penso comunque che Gioiosa sia una grande, tra virgolette, conca pronta a esplodere. Se il comune avesse, cioè, dico il comune, se l'amministrazione, non dico ormai quella attuale perché ormai siamo agli scorci, di giorni, ecco, ma chi verrà, non so chi, se uno o l'altro candidato al sindaco, se riuscissero a costruire veramente una politica giovanile, ma una politica giovanile fondata soprattutto sulla cultura, potrebbero ottenere tanto dei giovani, e quindi anche una preparazione politica che loro, diciamo, spifferano, ed è giusto che si faccia, perché Gioiosa, vedi, c'è cultura ma non c'è la cultura della politica. Perché? Perché siamo stati abituati, cioè almeno noi no, la mia generazione no, ma la generazione attuale di politica non capisce nulla, perché c'è sempre stata una barriera. Io, mamma, ho detto. Quindi questa è una cosa sbagliata, perché tu adesso, un candidato sindaco che sceglie dei giovani, benissimo, che ben vengano, ma tra virgolette cosa dovranno proporre sti giovani se non sanno nulla di politica? Allora aiutali ad avere una coscienza politica, ad avere una coscienza tra virgolette anche partitica, ma spiegagli un po' che quello che potrebbe essere, perché caro Marcello, la politica è il futuro, senza politica non puoi andare avanti. Poi d'altronde nella vita tutto è politica. Senti, ci facciamo una passeggiata ora e tu ci fai la cortesia di dire qualche parola per ogni quadro. Partiamo da qua o dall'altro lato? Possiamo partire da qua? Non so se per te va bene, riesci a riprendere bene? Sì, va bene. Allora fai tu, io ti tolgo. Allora, questo è un pastello ad olio ed è una tematica che nei miei quadri ricorre molto, molto spesso. Perché tu sai, è Gioiosa, quindi il mare, i nostri colori, il Mediterraneo. Poi io, diciamo, sono un pittore che amo molto la figura, perché i miei maestri sono stati tutti i vari maestri del tempo, cominciando da Caravaggio, Leonardo, Michelangelo, girando i musei, perché tu mi insegni che in accademia, se tu vai, puoi andare avanti in accademia, però nell'accademia vince sempre la gelosia del maestro che ti insegna, e allora la cultura te la devi fare girando nei musei. Io, ringraziando Dio, ho avuto la possibilità di girare in Francia, in Spagna, in Germania, in Olanda, e quindi vedere la pittura fiamminga, vedere i vari Picasso, le varie Guernica, di vedere i maestri proprio realmente nelle loro opere. È stata un'esperienza che mi ha fatto costruire interiormente le mie tematiche. È una ragazza, questo potrebbe essere qualunque mare, qualunque sabbia, vero? Potrebbe essere qualunque mare, qualunque sabbia, però è la sabbia di Gioiosa, soprattutto di San Giorgio, che vedi questa specie di giallino qua, è un po' quell'erbetta che cresce San Giorgio, ed è il mare di San Giorgio che ha proprio questo colore nelle giornate di foschia. Allora lo localizziamo a San Giorgio questo. Continuiamo. E qui ci sono i tuoi volti, la figura giovanile che esplode. Sì. Ecco. Questo è tipico tuo. Sì, sono i miei volti, perché io, ripeto, amo molto la figura umana, amo molto dipingere delle belle donne, delle belle ragazze, e tanto modelle quanto di immaginazione. E diciamo è una pittura che nasce dopo aver guardato intensamente i volti di Caravaggio e i volti di Raffaello. Questo è un olio su cartoncino, e come vedi i colori, io amo sempre questi colori, sti verdastri, perché? Perché mi ricordano i tramonti
di ottobre e di novembre nel nostro paese, perché se tu a volte guardi il mare, anche se c'è il rosso, all'orizzonte trovi sempre questo verde. Sì, è vero, sempre questo verde. E questo c'è anche nel mare, c'è i colori del mare. Sì. Che poi da noi sono spettacolari, perché c'è un misto. Guarda, come diceva Massimo Mollica in un reportage di tempo fa che fece Rai 3, dice: gioiosa è la perla posata da Dio in mezzo al mare. Ed è vero. La modella chi è? No, la modella questa è un personaggio di mia inventiva, perché non sempre puoi trovare, sai? Va bene. Le modelle si vergognano pure. Ah sì? A posare, si vergognano. O restano anonime. O restano anime. Questo è San Giorgio. Questo è San Giorgio. Un Paliscarmo, è uno dei nostri grandi dolori, vero? Purtroppo. Come abbiamo perso quel Paliscarmo, eh? E l'abbiamo perso perché, guarda, prima per l'incuria. Perché siamo dei folli. Esatto, siamo dei cretini, non dei folli. C'è differenza fra un folle, perché il folle può essere intelligente e costruire, il cretino è cretino. E quindi non l'abitante di Creta, ma il cretino di testa, di mente e di tutto. Perché noi avevamo a San Giorgio, io mi ricordo, sindaco Lorenzo Scirocco, si era acquisita questa tonnara o qualcosa del genere, in fin dei conti è andato a finire dentro il sindaco e il tecnico comunale per delle colpe che non avevano, perché sono state riabilitate attivamente. Perché allora sulla tonnara, che adesso è quasi distrutta, io faccio un plauso a questo sindaco che ha cercato di riprendere in mano la situazione e ricostruire, c'erano delle cose stupende, degli affreschi bellissimi, vero, che hanno fatto cadere per interessi personali, con la ruspa hanno già buttato, avevano buttato metà tonnara, e meno male che siamo riusciti a bloccarla. I Paliscarmi erano diversi, le ancore. Questo è un quadro triste, è un quadro, qui c'è il trauma della rottura, giusto? Dico, vedo bene, io vedo il Paliscarmo tagliato a metà, non ci sono neanche i resti della trovato, proprio è scomparso quel Paliscarmo. Hai visto benissimo, è un dramma, vedo. È un quadro triste, è triste nei colori, perché è ambientato nell'inverno, dove tu vedrai questo Paliscarmo a San Giorgio, almeno i resti, dopo l'ultimo atto vandalistico, è stato messo a ferro e fuoco, diciamo più che sì, ferro a fuoco. Adesso fortunatamente la sovrintendenza lo restaurerà. E quello che è rimasto, io l'ho voluto dipingere di bianco proprio per indicare il fantasma, cioè la cultura è rimasta, i fantasmi di quella cultura che era la tonnara di San Giorgio, che erano i canti stupendi dei Raiz e tutto ciò che era la bellezza di quella borgata marinara che è San Giorgio. Continuiamo, lì c'è il vento però che ha fatto spostare quegli alberi, perché sono piegati gli alberi? O è ancora tristezza? No, quegli alberi hanno uno scopo preciso, piegati. Sono piegati, è come se gli alberi facessero spazio, ecco, aprissero un sipario su ciò che è il mare, perché dal mare nasce la vita. L'uomo viene dal mare. Dal mare nasce la vita, quindi se tu vedi anche gli altri miei paesaggi marini, vedrai il mare, lo vedrai sempre scuro, sempre, diciamo, tra virgolette, incazzato, perché solo dalla forza e dal miscuglio dei marosi unita ai sentimenti, tanto me anche quanto degli spettatori in genere, puoi creare qualcosa di buono. Dalle cose piatte non nasce mai niente. E qui cambiamo completamente tematica. Ora qua torniamo al, questo è un classico, no? Nella nostra zona c'è la Torre delle Sciavole in fondo, una spiaggia grandissima, enorme, che non può, che la metafora qua è chiara di una spiaggia grande, anche se oggi sta cambiando la situazione, vero? Oggi è diversa la cosa, giusto oggi. Tu che ne pensi del rifacimento? Ma guarda, se facessero un secondo lotto e rimettessero altrettanta sabbia, sarebbe il non plus ultra, perché il mare l'anno scorso era ancora di più la sabbia, il mare ha mangiato circa il 20%, dovrebbero mettere almeno un altro 50% di questa sabbia per far sì che rimanesse un po', almeno sul 100%, l'80% ancora di sabbia, perché se ci tolgono la spiaggia non abbiamo niente. Questo devo dire, guarda una cosa, io ho preso spunto leggendo il tuo libro Pianta delle Sciavole. Esatto. E ho voluto rappresentare questo lavoro, questa spiaggia qui, che un po' mi rifà a quello che tu hai scritto all'inizio.
perché tu all'inizio, non ricordo adesso ben preciso le parole, però tu hai scritto una storia, hai introdotto la storia, una spiaggia bianchissima, esatto. Come il tono delle sue ciappe, esatto, e hai introdotto il tuo libro in una chiave romantica, sì, per finire poi anche in una chiave un pochino triste, però io ho preso spunto dalle tue parole, proprio la spiaggia bianca che poi continua nel mare, perché mare e spiaggia è tutt'uno. Qui Gioiosa non c'è, vero? No. Cioè qui è tutta spiaggia? Questa è tutta spiaggia ed è soprattutto presa nella zona che va da dopo le case di Turu Piciuni, sai che c'è l'insenatura prima che si arrivi al villaggio. Già, siamo oltre quindi il torrente. Sì, oltre il torrente. Io ho voluto ingrandire perché... hai voluto ingrandire la spiaggia perché io vedrei così tutta Gioiosa, tutto il litorale, io lo vedrei così, lo vedrei con le nostre barche di legno, non con le barche industriali di resina, lo vedrei con queste cose, non me ne vogliano i costruttori delle barche, ma questi sono i nostri ricordi, la nostra poetica, il nostro mare, il nostro Mediterraneo e la nostra Gioiosa, caro Marcello. Grazie.